È una riunione a porte chiuse quella che si sta svolgendo da questo pomeriggio nella sala consiliare della provincia, una riunione voluta dal commissario per l'atto idrico Claudio Scajola, la presenza del prefetto Romeo, ma anche di tecnici e funzionari di Rivieracqua. Si vuole conoscere quello che è lo stato dell'arte dei lavori della condotta del Roia, quelli che sono già avviati nella tratta tra Imperia e Andoria e quale sarà anche il futuro dei nuovi lotti. E poi si vuole anche sapere quali sono le fonti alternative, bisogna tenersi pronti, ha detto Scajola, quella che potrebbe essere un'altra estate di emergenza da un punto di vista idrico, dunque sarà importantissimo reperire nuove fonti alternative. Di oggi anche la notizia che il Consiglio Provinciale di Imperia ha approvato uno stanziamento tra i fondi Alcotra, quindi quelli italo-francesi, sull'invaso di Ferraria, da Aquila da Roscia, quindi parliamo dell'Alta Varea Roscia, un invaso importante che potrebbe dare acqua almeno a 400 aziende. Dunque quello di oggi è un incontro per fare il punto su un'emergenza che potrebbe davvero essere nuovamente alle porte in vista dell'estate. Da Imperia è tutto, a voi la linea.